Veramente non lo so. Hanno terminato. Dopo la trilogia pirandelliana, il Festival La Virziniana torna nuovamente a proporre spettacoli di prosa e grandi compagnie. Questa volta con un titolo di Carlo Goldoni e con una nuova produzione fresca di debutto. È il caso del teatro comico andato in scena giovedì sera con Giulio Scarpati, indimenticato protagonista TV di Un medico in famiglia, e un cast di attori veneti per l'adattamento e la regia di Eugenio Allegri. Eccolo che viene! Però lo immaginavo più magro. Servitore umilissimo, lor signori! Favoriscano di grazia quale tra queste signore la prima donna? Ecco la signora Placida! Permetta perché con tutti gli onori eserciti gli atti del mio dovere! Mi onora troppo, signore, io non lo merito! Prima delle 16 commedie nuove che Carlo Goldoni scrisse a partire dal 1750 per l'impresario Medebach, il teatro comico è un testo metateatrale estremamente moderno nella sua concezione, esempio di teatro nel teatro da cui emergono gli intenti della riforma goldoniana. Non ho scampo, devo rispondere al derisorio col comico, all'umiliazione con l'ironia, alla meschinità con il genio. Senza rinunciare all'educazione sentimentale dei miei concittadini. Un testo che invita a una riflessione sul mestiere dell'attore e sulle sue difficoltà, sul teatro e sulle sue poetiche. In questo testo, ha dichiarato il regista, c'è una svolta culturale in quanto è la scena a riflettere su di sé e non lascia ad altri il compito di farlo. Succede allora che uno scritto pochissimo rappresentato sulla scena contemporanea si riproponga quale moderno classico all'attenzione di teatranti e di spettatori e felicemente ne unisca le sorti.